come è possibile poterlo integrare? Quali sono le prospettive? C'è la necessità di rimettere mano al turnover. Si stima che tra il 35 e il 40% dei medici abbiano una età anagrafica di nascita dal 1951 al 62. Quando queste persone andranno in pensione dovranno essere sostituite, prevalentemente sono persone che svolgono il servizio di medico di famiglia, di pediatra. C'è la necessità di riaprire e di eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina e di raddoppiare o triplicare le borse di specializzazione. Senza queste misure è inutile parlare di grandi progetti, di PNRR, bisogna investire sulla dotazione organica e sulle professionalità esistenti. In seconda analisi è necessario rivedere il tetto di spesa, almeno per il settore della sanità, almeno per il comparto della sanità, lasciando immutati i tetti di spesa per le altre pubbliche amministrazioni, affinché possiamo assumere gli infermieri. È paradossale che nella Regione Marche abbiamo una graduatoria con 3.000 infermieri, però non li possiamo assumere perché c'è il tetto di spesa del personale. Ecco, queste due misure, io mi appello a tutte le forze politiche, al governo, a chiunque possa fare qualche cosa, perché sono le misure per poter riportare la sanità al centro dei bisogni dei cittadini. Come si fa per passare dalle parole ai fatti? Per passare dalle parole ai fatti occorre che nei decreti legge, compreso il decreto legge mille proroghe, sia inserito un comma che stabilisce questi principi. Il tetto di spesa per il personale della sanità può essere, diciamo così, nell'arco del prossimo anno derogato, prevedendo non in riferimento all'assunzione del personale in base alla spesa storica, ma in base alle effettive esigenze dei cittadini. Si faccia una fotografia del rapporto esistente tra medici e infermieri e la popolazione di una regione e contestualmente si può adottare il provvedimento conseguenziale.